Dopo una settimana e mezzo tra fazzoletti, tachipirine e chi ne ha più ne mette nel letto morta, così, cioè morta nel senso che andavo a lavorare, uscivo lo stesso, però c'avevo sempre la sera, la febbre, non stavo bene, mal di testa, qua e là. E finalmente siamo ritornate, scusate che non sono riuscita a mettere in queste due settimane un video. Come esce? Già ne esce tanti di viti, no? Viti. Sì, Duan, hai ragione. Ancora più dislessica del mondo. Vabbè, comunque, già non sono riuscita. Cioè, nel mio canale ci sono così tanti, tanti, tanti video. E vabbè, niente. Bando alle ciacciole. Novità, a parte le 12 anni che si mettono a piangere, o le 16 anni, le teenager si stanno strappando i capelli perché FaVJ ha messo una foto della sua ragazza e finalmente abbiamo un volto di questa misteriosa ragazza che è, cioè che è, queste robe qua, che è una pattinatrice. E di qui nella foto dove ha fatto scandalo, dove c'è la sua mamma, la sua migliore amica, la sua amorosa, suo padre, c'era anche Dateco, cioè Pietro, e la Sabri Gamer, Sabrina. Queste cose qua, tutti che hanno spopolato a fare questi commenti. Oh, ma perché c'è la Sabrina? Cosa c'entra la Sabrina? Cosa c'entra Pietro? Qua, là, a destra, a sinistra. Vabbè, chiudiamo. Questo era uno scoop, cioè, di quelli che sono innamorati o sono fan o stanno cercando di creare un club per odiare la povera ragazza di FaVJ, quindi cara ragazza, auguri. Comunque, allora, com'è? Parliamo di cose serie. Ha fatto una settimana di neve. Anzi, qua a Vienna, quasi due settimane di neve, un freddo cane. Infatti qua c'avevo tutto il coso qua, cioè tutta tappata il naso, c'avevo sempre le micragne per via di questo tempo qua. Infatti che mi ha ammazzato proprio di schianto qua. Tac, mi ha tagliato proprio il coso. Poi mi è venuto anche il torcicollo una sera, no? Mamma mia, se sono vecchia. Mamma mia. E comunque siamo entrati nel mese di marzo. Sì, che in teoria dovrebbe fare più caldo, invece fa lo stesso freddo, cioè fa più freddo di quando era Natale. 2018 inverno, yeah. Anche le temperature sono strane. Sì, come questo mondo. Un applauso. Comunque, dopo che io ho iniziato che sono 3 minuti e 14 secondi di puro parlare di cose insensate nel mio canale, possiamo chiuderla qua, no? No, comunque, parlando a me, questa settimana ho avuto, a parte le mie malattie che dipendono a questa depressione, che mi è venuta una depressione per questo tempo qua, che nevica, queste cose qua, che fa un freddo cane. Infatti adesso vi faccio vedere la mia finestra, cioè fuori dalla mia finestra cosa c'è. Aspettate. Beh, questo è quello che si vede dalla mia finestra. Bello, eh? Tutto neve. Neve. Tutto bellissimo il cielo grigio e c'è tutta neve. Sì! Questa mazzata di neve qua, cioè allucinante, fa un freddo che lo sapete, stamattina sono uscita di casa che io mi copro fino qua, sembra un eschimese proprio, mi copro con la muzza fino qua, cioè col berretto fino qua, poi la sciarpa fino qua, cioè mi si vedono solo, cioè, sono solo scoperte gli occhiali, perché sennò non ci vedo, già con gli occhiali non ci vedo, quindi cioè una roba pazzesca, un freddo cane, cioè, ho tirato su un attimo perché c'era il viso qua, cioè sembrava che c'erano passati 5 pinguini che mi hanno schiaffeggiato, ta 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 ta, uno dietro l'altro, un dolore. A Vienna almeno siamo arrivati a meno 15 gradi con la neve,
Perché dovrebbe iniziare la primavera, invece no, sta iniziando l'inverno di nuovo. Natch dal tempo che cazzine robe, che niente. E niente. Io ultimamente non sto facendo più vlog, perché a parte che, ho detto, sono stata malata, in più fa un freddo e mi passa la voglia di uscire, quindi mi sentirete mormorare dislessicamente parole senza senso nel mio canale, quindi abituateci, sì, finché non farà caldo. Quando farà più caldo vedrete solo vlog, no dai, cioè la maggior parte saranno vlog e niente. E comunque mi sono ripresa, avete visto, cioè sono un pochettino più attiva e perché io d'inverno sono come l'orso Yogi, vado in letargo. Se fosse per me dormirei 24 ore su 100.000 milioni di ore, non uscirei neanche di casa, anzi non uscirei proprio neanche dal letto. E lì mi sorge la domanda: come fai ad andare in bagno? Come fai a mangiare? Non ci vado, muoio nel letto, osti. E niente. E vabbè, questo video l'ho fatto per l'ho vloggato così, cioè ho fatto sto video qua per far vedere che sono ancora in vita e quindi, cioè, tranquilli, non sono ancora morta. E niente. Noi ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, quando uscite mettete i guanti, mettete la berretta, mettete anche 5-6 magliette, la dolce vita, il coso, la maglietta della salute, la maglietta normale, la maglietta maniche lunghe e la felpa e la sciarpa, il giubbino col piumone, eccetera eccetera eccetera, e non vi ammalate, non andate in giro col culo fuori o con la panza fuori, che quando sarete un po' più vecchie, se i reni faranno male cane. Niente, comunque, come ho detto prima, sto video è stato così un pochettino per far vedere che sono ancora viva. E noi ci vediamo nella prossima, come ho appena ripetuto 2 secondi fa, però io ormai, cioè, ho l'Alzheimer, quindi mi dimentico delle cose che ho detto. E spero che il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e lasciate un mi piace se vi è piaciuto, condividetelo se avete voglia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao gnari, ciao gnare, alla prossima, ciao!